Sabato 24 marzo 2018 allo storico caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze sta per essere inaugurata la mostra Universi Paralleli di Stefano Donati. L'artista lo vedete al mio fianco, d'altronde i nostri telespettatori lo conoscono già da tempo, ma forse questa è l'occasione più propizia per presentare un numero considerevole di opere perché gli spazi delle Giubbe Rosse lo consentono. All'altro mio lato un altro personaggio conosciutissimo ai nostri telespettatori, il dottor Jacopo Chiosti, referente per l'attività culturale espositiva delle Giubbe Rosse. Sarà lui a presentare la mostra ai telespettatori e come sempre a invitarli a venire a visitarla. Sì, è una mostra che occupa tutto il locale, cioè la parte diciamo nobile che è la parte normale del bar e ristorante, con credo 40 opere, due delle quali sono in due composizioni che avete i vostri telespettatori già immagino abbiano visto passare. Sono le composizioni molto belle, Universi Paralleli, ne parliamo tra poco. Tra l'altro io aprirò con un gossip, ma ora non lo vorrei... Però lo deve anticipare perché i telespettatori no, ora sono a non casa. Lo voglio dire a Stefano, è una cosa che ho saputo stanotte. No, ancora non lo sa. No, ma insomma una cosa carina che depone per la sua bravura e per l'impatto che hanno queste opere. Allora, intanto ricordiamo la durata della mostra e ricordiamo che ogni giorno alle Giubbe Rosse ci sono eventi, quindi ci sono tanti motivi per venire qua, oltre ovviamente anche alla buona tavola che è sempre all'ordine del giorno. Esattamente, questo io lo dico sempre, l'unica galleria, una delle poche credo al mondo che sta aperta quasi 24 ore, apre la mattina presto, quindi tutti i giorni, 365 giorni in anno, quindi chi vuole vedere le opere di Stefano Donati, Universi Paralleli, può venire mattina alle 8 e stare fino alle 3 a guardare questi quadri. La mostra dura fino al 13 di aprile. Benissimo, allora Stefano, inoltraci in questi tuoi universi paralleli. Come nasce questa mostra, quando nasce, perché nasce così, perché hai scelto questo titolo? Allora, la nascita proviene da molto molto lontano, proviene ancora dagli anni della giovinezza, dagli anni del liceo, dell'accademia e via dicendo. Ecco, in quegli anni cosa cercavi te in questi universi paralleli e ora il tuo approccio con questi universi come è cambiato col passare dei decenni? Allora, la mia ricerca è quella emozionale, quella di poter dare all'osservatore un'emozione. Quello che io vorrei ritrovare nella pittura, quello che io vorrei dare nella pittura è la sensazione, l'emozione delle cose. Non voglio rappresentare il ruscello, vorrei vendere il gorgoglio delle acque, non voglio assolutamente rappresentare il mazzo dei fiori, ma vorrei vendere il profumo delle rose. Questa è la mia volontà, la ricerca di dare un'emozionalità e di dare più che tutto un rimpreziosire l'arte con dei tratti che sono irripetibili. E quale strada hai scelto per dare queste sensazioni così impalpabili, imprevedibili, allora, sensoriali, quindi poco materiche, certo, poco concrete? Io ho recuperato da quello che è stata la scuola pollocchiana, ho recuperato le tecniche pittoriche degli indiani pelle rossa, gli indiani d'America, ed io come loro vado nel bosco a prendere dei ramoscelli, delle foglie da affascettare, delle piume di uccelli, e la stesura del colore avviene con questi mezzi arcaici e naturali. Qui non c'è spatola, qui non c'è pennello, qui ci sono solo mezzi naturali che consentono di avere un tratto, come ripeto, che è irripetibile, e questo è. Alcuni tuoi quadri, per esempio uno collocato quasi alle tue spalle, evocano il Big Bang, altri vortici sono dei vortici avvolgenti che ci potrebbero portare nell'universo, in mondi sconosciuti, inesplorati, alla ricerca anche della verità. Certo, il titolare questa rappresentazione Universi è stata una cosa che volutamente da parte mia ha cercato di far interpretare universo come tutto ciò che ci circonda, ma in effetti questi universi sono il mio interiore che cerco di raccontare e passare all'osservatore. Credo a questo punto, siccome fra poco sarà il critico d'arte a presentare al pubblico, certo, le tue opere, è doveroso anche da parte nostra lasciare la parte finale del servizio a lui, che stimolerà con il suo intervento, anche se sintetico per rispettare i tempi televisivi, stimolerà i nostri telespettatori a venire alle Giubbe Rosse nel periodo pasquale del 2018 fino al prossimo 13 aprile ad ammirare gli universi paralleli di Stefano Donati.
Sarà Michele Miano, critico d'arte, storico dell'arte, critico letterario, editore, che oggi è venuto per l'amico Stefano a Firenze da Milano, ha raggiunto le Giubbe Rosse, che è sempre un bel traguardo per tutti, sia per chi espone, sia per chi presenta le mostre, per chi scrive libri, per presentare questa mostra. Ovviamente la sua presentazione sarà abbastanza lunga e quindi chiediamo di rispettare i tempi televisivi e di concentrare in questi pochi minuti tutte le notizie utili e stimolanti per i nostri telespettatori per venire a vedere gli universi paralleli. Assolutamente, sarò molto breve e sintetico. Giubbe Rosse è un bel traguardo anche per chi viene da Milano, perché è un luogo storico della cultura letteraria e artistica italiana, e in particolar modo lo Stefano Donati è un artista che a me sta a cuore in modo particolare, perché è riuscito a compensare in pochi anni un percorso artistico che lo ha visto legato all'arte di Jackson Pollock, quindi al primo espressionismo astratto, fino a maturare un linguaggio autonomo, indipendente, staccandosene in modo netto, creandosi proprio un proprio linguaggio diversificato. Diceva poc'anzi nell'intervista che ci ha concesso Stefano Donati che lui vuol trasmettere le sensazioni, quelle che lui percepisce dalla natura, le elabora e poi questo lo fa utilizzando delle cromie che sono delle esplosioni di colore, sembrano dei giochi d'artificio, assolutamente, dei zampilli di vulcano. Esplosioni di colore è stata un po' la mia espressione, nel senso che lui si distacca un po' da Pollock in quanto il colore è per lui un elemento fondamentale per ricreare una dimensione interna. Comunica emozioni non più tramite il pennello, ma, come dice giustamente anche lei, tramite delle sensazioni nuove che vengono veicolate in modo diretto e immediato. E in effetti Stefano Donati proprio parla di emozioni e parla di sensazioni fresche, perché interessa coinvolgere il pubblico colori, in sensazioni nuove, ma soprattutto una pittura parlante. Noi abbiamo parlato forse impropriamente o solo parzialmente impropriamente di universi paralleli, sì, immaginando degli universi che noi non conosciamo e dove ovviamente la nostra sensorialità, la nostra spiritualità potrebbe essere maggiormente stimolata rispetto alla nostra spesso triste realtà. Però potrebbe essere anche un'allegoria del nostro alter ego, del nostro doppio. Assolutamente, perché universi paralleli per lo Stefano Donati è un universo interno illimitato, può essere un universo inteso come una realtà, ma che viene ad essere confrontato con una costruzione interna. Ricordiamoci che il primo Donati è il pittore della coscienza critica, di cui oggi ne parleremo. La sua prima pittura è una pittura di critica, di stimolo alla coscienza, di stimolo ha delle nuove sensazioni. Universi paralleli e la continuazione del suo pensiero, ma in una chiave più universalistica, interiore. Grazie dottor Miano, la lasciamo al suo compito perché la sala grande del storico caffè letterario Giubbe Rosse si sta man mano riempiendo e fra pochi minuti ci sarà la presentazione ufficiale della mostra. Per questo la ringraziamo. Grazie per il suo intervento, la ringraziamo per essere venuto a Firenze alle Giubbe Rosse per presentare questa interessantissima mostra dal titolo Universi Paralleli, l'autore Stefano Donati. Vi invitiamo a venire a visitarla da oggi fino al prossimo 13 aprile.